La Epi Casa Basket Brindisi ha riaperto le porte del Palapentassuglia. I tifosi hanno risposto presente. In centinaia di sostenitori, fra uomini, donne e bambini, hanno riempito gli spalti dell'impianto biancazzurro, facendo sentire il proprio calore ed il proprio appoggio ai nuovi protagonisti della Stella del Sud. Sì, vedo tanta gente oggi disposta a venire a vedere proprio la presentazione della squadra col primo allenamento e siamo felici di esserci anche noi. Una bella esperienza, una bella squadra. Vedremo davanti cosa succede, dai. Bah, innanzitutto siamo venuti qui al palazzetto dopo, perché siamo in astinenza di basket, no? Da maggio dello scorso anno, per cui siamo venuti ben volentieri. Presto, prestissimo per dare un giudizio, però mi sembra una squadra molto veloce, i giocatori corrono per il campo e mi sembra di vedere qualcosa di molto promettente. Sì, siamo tifosi, abbonati, seguiamo anche la squadra in alcune trasferte, per cui speriamo bene, forza Brindisi. Le prime impressioni sono di una squadra veloce, dinamica e poi il resto lo vedremo strada facendo. Direi che è molto presto ancora. Beh, io spero di divertirmi, sono ignorante in materia, ignorantissima, però vengo per lo spettacolo e spero ci sia spettacolo. Io do molta fiducia nel coach, dopo tanti anni con il nostro vecchio coach speriamo di trovarci bene con questo nuovo, sembra molto pretenzioso e speriamo che appunto faccia il suo dovere. Ci sono dei giocatori che mi hanno colpito maggiormente, come Mitchell ad esempio, o anche Senglin, Morris, che hanno veramente un'esplosività unica. Sono veramente forti e le prime impressioni sono più che positive. Sì, la squadra sta rispondendo molto bene, e stiamo vedendo un allenamento fantastico, tanti schemi, tante opzioni nuove da parte del nostro staff tecnico. Speriamo ovviamente in una bellissima stagione che ci dia grandissime soddisfazioni. Forza Brindisi!